Mamma mia. Prince. Mamma mia. Tutti a casa, ecco. Tutti a casa, tutti a casa. Poi con un finale spettacolare, nel sì, senso, sì, sì, sì. Veramente, veramente spaventoso. Marco ci scrive in bacheca: anche questo è commerciale, ma spacca il culo. Bravo Marco. Già. Eh sì, anche Prince è un po' commerciale, bisogna dirglielo. Eh sì, io glielo andrei a dire. È venuto a Milano 2 o 3 mesi fa, io ero andato a dirglielo. Sfigato commerciale. Esatto. Mi hanno picchiato. No, mi hanno picchiato. L'hanno fermato prima. Sì. Va bene, andiamo avanti che è meglio. Sì, domanda, vediamo. Io te l'ho fatta appena adesso fuori onda, te la rifaccio. Sì. Come fai a unire la vita privata con i tanti impegni che, cioè, nel senso, è impegnativo fare un lavoro del genere e... Sì, in effetti questa è la parte più difficile, a dirti la verità, quella che magari nessuno vede. Ti ho beccato. Adesso mi commuovo anche un po'. No, però è vero, sacrifici ce ne sono tanti. Poi io ho cominciato nel pieno del lavoro con la figlia molto piccola, e quindi non era facile unire le due cose, perché comunque anche a livello psicologico è abbastanza impegnativo iniziare a fare la mamma e poi lavorare, no? Adesso sembra una cosa, però effettivamente quando ci provi ti rendi conto della difficoltà. Poi soprattutto in Italia, che siamo aiutatissimi, si può dire? Sì, sì, si può dire. Si può dire. Aspetta, perché l'occhiolino dell'ironia non si vede per radio, per cui si può dire. Ecco, visto che siamo aiutatissime noi donne col lavoro, sì, quindi no, non è facile, però ecco, un lavoro così ti dà la possibilità di avere degli orari molto flessibili, quindi magari lavori di notte e quindi magari alle 8 puoi accompagnare a scuola i figli, no? Ma materialmente tu cosa fai? Beh, tantissime, cioè, oggi cosa hai fatto? Oggi Paola del Genova si sveglia al mattino e... Esatto. Cosa ho fatto? Accompagnato la bimba a scuola, ho sistemato tutta la parte contabile. Ah, ok. Che è già una bella rottura. E poi sono andata a un appuntamento per un libro che stiamo cercando di chiudere con una casa editrice molto grossa, che ci ha offerto la possibilità di scrivere un libro che in realtà è già diversi anni che ci offrono questa possibilità, ma non avendo avuto cose da dire non l'abbiamo mai realizzato. Ora credo che Fibra abbia l'urgenza di dire un paio di cose su quello che è arrivata ad essere la sua carriera e quindi coglierà l'occasione. Io sono andata a chiudere questo accordo per lui. Oh, se urgenza può venire a dirle qua, Fibra. Ma magari chissà quando, ecco, gli impegni saranno minori, sì, perché ti garantisco che fare 21 date in 2 mesi e suonare 2, 3 o anche 4 volte. Abbiamo fatto il weekend scorso, guarda, ha fatto Ancona e siamo tornati a Milano, Trezzo sull'Adda, dove è stato anche girato il DVD, Bellinzona con un after party, una cosa così, Roma, Milano, quindi sì, tutti in 3 sere. Ma io già mi chiedevo come facesse, mi sembra che Marra avesse la data a Trezzo e il giorno dopo a Lecce, cioè una cosa... Sì, succede, sì. Quando purtroppo non sempre la logistica ti aiuta, ma effettivamente, sì, ti dico, è un lavoro veramente impegnativo. E questo è il mio lavoro, è quello di chiudere accordi e aprirne dei nuovi. Segui gli artisti quando vanno in tournée? O... Talvolta, sì, non sempre. Okay. Un episodio bello di un dietro le quinte di un concerto che ti ricordi? Allora, bello in realtà, guarda, cioè, è il momento prima di salire sul palco e di vedere il posto pieno, questo sì, i ragazzi che cantano, quello è sempre, c'è sempre quella magia al momento prima, e anche per me che non salgo mai sul palco, qualcosa mi fa, no? Quando si presentano loro e la gente risponde, è sempre molto emozionante. E devo dire che la parte live è sicuramente la parte più corposa del lavoro, è quella più stancante, tutto sommato, più che altro per i viaggi, ma è anche quella più soddisfacente, perché vedi che reazione ha il pubblico alle cose che loro dicono, no? E questo è sempre un qualcosa che poi tra l'altro ti motiva a scrivere le cose che scriverai, no? Quindi per me è anche molto interessante capire che cosa vedono loro, ecco. E invece ti sarebbe piaciuta essere la protagonista, te? Cioè, nel senso, essere un MC, essere un DJ? No, non ci hai mai pensato? Sono assolutamente non portata per questa cosa, non sono portata né per i riflettori, non sono in grado di condurre un peso del genere. Sai, lì devi portare anche...
tutto il tuo immaginario in magari poco tempo, se si tratta di una performance TV, un'intervista o comunque mettere, ecco, per me sai cosa? Ecco, voglio dire una roba, il mistero di questa cosa che lo rende magico il lavoro è quello che succede nella mente di chi compone dal momento in cui hai l'idea e la metti giù artisticamente. Mm-hmm. Ecco, questa è una cosa che mi ha sempre affascinato e sempre mi affascinerà. Per quello ti dico, secondo me soprattutto gli artisti che amo di più, che sono Fibra sicuramente e Marra, è una zona magica che ti affascina totalmente, perché per me è assolutamente incomprensibile come uno possa dal nulla, una cosa che non esiste, crearla, no? Mm-hmm. Perché già nella, tu hai portato qui questa tonnellata di carta di AL per dirti, già noi non esisteva ed esisteva, poi no, dopo esatto. Un certo punto scrivevamo gli dalla articoli, copertina, dalla copertina pensavo agli articoli, e mi sembrava già un sforzo creativo enorme, ecco. Dalle idee, creare una canzone che abbia una melodia che possa essere seguita, ecco perché non credo che chi fa musica non voglia essere seguito. Mm-hmm. Perché è uno sforzo talmente enorme che tu vuoi avere un riconoscimento, questo lo credo io, poi è chiaro che potrebbe anche essere il contrario, può anche essere che sei contenta a farti ascoltare dai tuoi amici, non lo so. Ma bene. La tua figlia fai ascoltare rap? Ma lì per forza. Ma infatti secondo me verrà a casa con i metalli prima, sì, o poi basta che non arrivi con i Pooh o, ecco, no, o Pop Somarello magari. Va bene, purtroppo siamo più o meno alla fine, manderei ancora una canzone prima dei, okay, saluti finali. Sì, sempre scelta da, sì, Paola. Hai puntato su quest'altro nome, guarda, che magari non è conosciuto, me l'ha passato Fibra e non lo conoscevo fino all'altro ieri. Eccolo qua, si chiama Big Crit, ok, il tipo. Them Song, esatto, lo mandiamo? Yes. Lo mandiamo. Direi di sì, direi di sì. E lui era Big Crit, scritto con, yes, la K, Delphi, scritto con la K, K-R-I-T, Crit, puntato, sì, è un, sì, K-R-I-T, esatto, lo spelling te lo fa Cesare, Them Song, sicurezza proprio. Vabbè, oh, se no te lo dico domani, oh, cioè. Quando vi vedete, bella, esatto, questa cosa così. Sì, 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 no, noi praticamente abbiamo due ascoltatori e li vediamo, li costringiamo. Però sono affezionati, dai, sono, sì, affezionati. Sì, sì, e fammeli anche non affezionati. Beh, voglio dire, no, sono costretti in realtà. Purtroppo siamo arrivati all'ultimissima parte della nostra trasmissione con Paola da Genova, che si è unita a noi, che ringraziamo tantissimo, ringraziamo gli ascoltatori tutti e quattro, non mi ricordo tutti i nomi, però me ne ricordo tre. Fabrizio, va bene, comunque. Marco, Fabrizio, no, Marco, Fabrizio, Laura, Marco, Laura e Andrea, insomma Andrea, guarda, cavolo, incredibile. grande grazie a voi ragazzi, sono stata benissimo. Bene, anche noi ti rinvitiamo a tornare quando vuoi e quando è tempo, ragazzi, va bene, va bene. Una bella mezz'ora di pop come al solito, ridiamo i contatti per contattarci nella settimana in cui in mezzo non ci si sente, purtroppo. Troverete la puntata in download sul nostro sito www.hacca.com e avete sempre l'indirizzo email se siete degli emergenti e volete farci sentire la vostra musica, doppia.h@yahoo.it. Esatto, poi su YouTube troverete interviste, poi c'è lo spazio Facebook doppia streaming, chiedete amicizia e fate girare la voce che dobbiamo aumentare ancora e parecchio. Esattamente. Detto questo, un saluto da Matteo, Cesare, Consuelo, Tra e la Paola. Yes, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Scendo su al club, situazione già vista, becco due tipe, sembra che ci stanno. Faccio il brillante, mando due bocce di cristal, le verso alle tipe in bicchieri di cristal. Una si chiama Hanna con l'H, l'altra si chiama Deborah con l'H. Mi sa che se la serata non mi pacca, stasera mi faccio la doppia H. Doppia H, doppia H. Doppia H, mi sa che mi faccio la doppia H.